In Abruzzo sono 81 i comuni che superano il 65% di raccolta differenziata. La media regionale cresce al 49,30%. È il comune aquilano di Balsorano il primo classificato con il 94,09%. Dati confortanti per Legambiente che traccia un quadro della nostra regione. Sicuramente il risultato di oggi che ci consegnano 81 comuni ricicloni nella regione Abruzzo è un dato positivo, anche perché si alza allo stesso livello della media di raccolta differenziata della regione Abruzzo, che è quantificato al 31/12/2015 pari al 49,3%, quindi ci avviciniamo alla soglia del 50%. Non solo, nella premiazione di oggi terremo dentro anche la classifica nazionale che ci portano 12 comuni rifiuti free, quindi liberi dai rifiuti, che oltre ad essere comuni ricicloni, quindi oltre ad avere un indice di raccolta differenziata superiore al 65%, hanno anche un secco residuo inferiore ai 75 kg abitante annuo. In termini economici questa percentuale di riciclo porterà dei vantaggi per i cittadini? Sì, soprattutto per i cittadini, per gli utenti di questo servizio, che attraverso una puntualizzazione della tariffa, come alcuni comuni stanno già facendo, già sta incidendo in maniera benefica, in alcune realtà lo stiamo riscontrando, con un sensibile abbassamento dei costi. Nella mattinata è stato sottoscritto poi un protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e CONAI, il consorzio per il recupero degli imballaggi. Obiettivo: il miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi che attualmente si presenta a macchia di leopardo per l'Abruzzo. L'idea è proprio quella di fare una ricognizione e dopodiché attraverso appunto la Regione definire una strategia comune per fare in modo che si incrementi ancora di più il livello di raccolta differenziata, ma soprattutto di avvio al riciclo.